questo corso nacque pensato per professionisti della relazione d'aiuto, quindi dal medico allo psicologo a tutte le altre figure che possiamo immaginare coinvolte in un processo di cura con l'altro. Poi in realtà fin dalla prima edizione si presentarono al corso tutti quelli che avevano fatto i giorni prima, perché in effetti anche per chi non fosse un professionista, essere professionista per un giorno vuol dire attivare altri tipi di prospettive, quindi attivare risorse differenti della propria coscienza anche rispetto a sé. Però il gioco è che io vi tratto tutti da professionisti, cioè io vi racconterò delle cose che sono riguardanti il percorso di cura, cioè la relazione d'aiuto con l'altro, presupponendo che questo in realtà attivi, diciamo così, una funzione di cura in tutti quanti, sia in chi poi effettivamente lo farà per lavoro, sia in chi invece viene qua per crescita personale. È un processo abbastanza denso che vi chiederei di ascoltare certamente con la mente, perché naturalmente io vi devo dare a questo punto anche delle conoscenze, delle competenze, delle conoscenze vi devo in qualche modo passare, però di ascoltarlo con la mente del cuore, cioè di non perdere la connessione, oppure di attivarla se siete presenti solo oggi, con una funzione senziente dentro di voi, e non senziente solo in forma reattiva, leggi emozioni, ma senziente in una forma di coscienza, leggi cuore, leggi sentimenti, quindi di essere presenti a quello che io dico, non soltanto col vostro cervello inteso come razionalità, ma con i vostri cervelli intesi come intelligenza interna che mantiene più piani contemporaneamente. Vi faccio questo invito perché lo vedrete che quelle competenze che noi vogliamo attivare, che io cerco appunto di condividere con voi, sono tutte orientate a far sì che quel professionista non sia lì soltanto con delle tecniche, ma sia lì con tutta la sua presenza, quindi con la sua mente, che quindi contiene memorie, nozioni, eccetera, e pensieri, con le sue emozioni, che naturalmente esistono anche in uno, anzi devono esistere anche in un professionista, però anche con la sua presenza, la sua coscienza, con le sue dimensioni più sottili di sentire, di sensitività, di percettività.